Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Ripartenza da Parma, dove eravamo, non ricordo più. Sala Pappaganza, una cosa del genere. Bello, comunque, bel posto. Mi ha fatto una sceratona con amici, Claudio, Sandro, un'altra coppia di amici. Partenza verso Monaco di Baviera. Facciamo il capodanno là. Vediamo cosa salta fuori. Tanto abbiamo 560 km. Verona Nord. Pausa pranzo, pietino di pasta con la salsiccia, ci può stare. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Siamo in Germania, siamo arrivati ieri sera in Germania, in quest'area di sosta molto carina. È un 10-12 km fuori da Monaco, chiaramente occupato un figurone ieri sera di cacca meraviglioso, perché non ci capivano i cartelli, noi ci eravamo infilati, è arrivato uno, era al mio posto, scusi, non lo faccio più, perfetto. Comunque, oggi occupata, quindi ci sposteremo. Nessun problema, però simpatico, 12 euro con la corrente per dormire e ricaricare i servizi, più che bene. Oggi ci avviciniamo a Monaco, che andiamo a vedere un pochino la città e festeggiare un po' l'ultimo dell'anno. È freddino, eh? È freddino. Molto bella quest'area di sosta, fra l'altro. Pochi posti, mi sembra così a contarne circa un 10-12, ed è all'interno di una della loro fattoria. Infatti stamattina un po' di movimento di trattori, però è molto molto bellino, freschino. Adesso ci avviciniamo. Bello, molto molto piacevole come posto. Quindi ripartenza da qui, che non so come si chiama. Andiamo al Camping Club Platz Munich, costerà un salasso, perché è tipo 23 euro a notte, una cosa del genere, però è l'ultimo dell'anno, non abbiamo prenotato una fava, ci sta, purtroppo. Andiamo a vedere. Fra l'altro dovete sapere che per Monaco, come per tante città tedesche, vige la plaquette. La plaquette è un adesivo riportante il vostro numero di targa e riportante la classe di inquinamento del vostro veicolo, che nel nostro caso è euro meno 10, meno 15, e di conseguenza non potreste entrare nelle ZTL. Vengono indicate tutte. Questa targhetta, fra l'altro, non è una cosa che fai adesso, ma ci vogliono dei giorni prima per farla, e può essere di colore verde, gialla o rossa. Rossa è proprio scordatelo, gialla uguale, verde è l'unica, ma parliamo di euro 5, euro 6. Quindi in tutte queste cose dovete verificare bene le ZTL, perché ci dovete stare assolutamente lontano fisicamente dalle ZTL, anche perché non è il caso di mettersi a discutere con la polizia tedesca quando hai torto. Non si fa, la mia retta. E basta. Quindi adesso abbiamo trovato questo bellissimo campeggino in riva al fiume. Dato che è freschino, andiamo a fare il bagno. Bellino, comunque sì, spiegate questa cosa della plaquette, che può essere comoda se decidete di fare una vacanza. Grazie, mi avvisa la signorina. Può essere comoda se avete voglia di farvi la vacanza in Germania. Questa cosa della ZTL è da verificare bene. Dovete rimanere sempre fuori nei centri abitati. C'è comunque la mappa, dove sono indicate, proprio un po' come da noi, ho capito, un po' come da noi, quindi proprio il centro città è chiaramente blindatissimo, e lì vi tanano subito. A dopo. Tra l'altro vi aggiorno anche sulla cosa della plaquette, ci sono proprio i cartelli a un certo punto dove mette la svolta e ti dice Zoll frei con la plaquetta. In questo caso ti indica proprio che la plaquetta deve essere verde, chiaramente noi saremo non rossa, folgorantemente illuminescente, e quindi da lì in avanti occhio, perché tra radar, telecamere e tutto il resto il multino lo prendi. Non ho memoria, ma penso che siamo sui 180 neurini, quindi è un po' fastidioso. Comunque ormai siamo in direzione del Parkplatz Munich, quello, quando poi arrivo lo dico. E la cosa bella è che il campeggio è chiuso fino al 15 di marzo.
ma non c'è scritto da nessuna parte, cioè davanti al campeggio c'è scritto e basta. Quindi adesso ci troviamo una soluzione alternativa. Alla fine ci siamo parcheggiati allo Studenstad, non lo so, parte alta di Monaco, poi dopo ve lo vi faccio la puntina, ci sono anche altri camper. Di fatto è un parcheggio normalissimo, zero servizi, però è ammessa la sosta camper, che in uno ci hanno gentilmente mandato a fare un giro, mi pare che sia tipo 1,50 euro, quindi una cifra accettabilissima, e la fermata della metro è lì, ma la vediamo dopo. Quindi carino, adesso sistemo, metto a posto l'Arcadia e andiamo a vedere il centro di Monaco. Ok, parcheggio Studenstad, c'è un po' qua, guarda, siamo quattro camper, io nel dubbio ci ho infilato i cunei, secondo me non si può, però la cosa bellina è che là, non so se riuscite a vederla, c'è la metropolitana proprio che parte, fra l'altro il parcheggio, parliamoci chiaro, non c'è niente, però il parcheggio sono 1,50 euro al giorno, ma si può spendere considerando che per visitare Monaco tutto sommato dobbiamo prendere la metropolitana, ripeto, che è lì, ce l'hai di fianco, 1,50 euro, questa situazione non è malvagio, dai. Vieti fatti 3,30 euro a cranio e 1,50 euro ai nani, così siamo a posto. Quindi dov'è che andiamo? Dove? È dritto di là. Quante exit ci sono? Reggi. Da dove siamo entrati? Perché? Dove dobbiamo tornare? Non troveremo mai più il campo. Capisce niente, adesso mar di gente, però Monaco l'ultimo dell'anno ci sta. Dovrebbe esserci i mercati di Natale, credo di là. Che macello. Non entrare nel negozio della Disney, è che il pigiamone di Olaf, aspetta, ma chi ci sta dentro qua? Una gamba, però c'è anche le scarpe? Vai più senza, è una roba terribile, vai. No, perché si capisce la dimensione, allora, quella è la perdita di memoria, questa pure, sono brutte cose queste, brutti momenti. Mario Plath, un altro giorno. Buratini non li vedrete mai là sopra, vai. Ho visto parcheggiato un mezzo atomico, questi ragazzi, su base sprinter, mezzo sprinter, e guardate questo piccolo van, è veramente corto, bello però, e fra l'altro anche bello rialzato, motore 316, non mi metto chiaramente a guardarci dentro, però bello rialzato davanti e dietro, oh è furbetto guarda qui, mi sembra anche un camperizzato questo, vedete davanti? Oh è bellino bellino. Ore 22?
aspetta, c'ho la regia che... 23:33. 22:33, perfetto. Marienplatz, ore 22:33. La cosa bella, una marea di polizia tutta in assetto in stesso mosso. Bevono poco anche qui. Non fate battute, però il suino trifolato è bellissimo. Che vi spiego il casino, Così. Fare la salita del Brennero con il 2.5 aspirato è sempre una festa. Però ragazzi, questa velocità di crociera e va bene che tengo la quarta. Bello. Diciamo l'ultima sosta, siamo proprio sul Brennero a scarsi di meno di 10 km dall'ingresso autostrada confine italiano. Ragazzi, è una roba, dovresti riuscire a vederlo, non c'è tanto controluce, però questo passo è sempre qualcosa di veramente veramente meraviglioso. Col camper ci si mette un pochino, però bello davvero. È stata bella questa puntata in Germania, così il tempo era poco, di fatto siamo stati 2 giorni, abbiamo dormito 2 notti. Bella Monaco, bello il Capodanno a Monaco, un sacco di gente avete visto. Beh ragazzi, niente, cominciamo così il 2020, che dire, alla prossima. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.